Salve ragazzi e bentornati. Ehi, tu! Chi? Io? Sì, tu! Hai bisogno di vendere o acquistare qualcosa? Beh, in realtà non saprei. Bene! Ho l'applicazione che fa il caso tuo. Ma io veramente... Si chiama Xtribe e ti permette di acquistare, vendere o noleggiare un'infinità di oggetti tra le persone che si trovano proprio vicino a te. A me? Sì, è semplicissimo! Impiegherai solo un paio di minuti ed il tuo oggetto sarà già in vendita. Oh, wow! Quindi, che cosa stai aspettando? Che cosa sto aspettando? Corri a scaricare l'applicazione! Ok, vado! Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Spero che questa intro davvero particolare vi sia piaciuta. Mi raccomando, se siete interessati a questa applicazione che si chiama Xtribe, è davvero fantastica, vi metto il link qui sotto in cima alla descrizione. Ebbene, partiamo con il video di oggi, perché ragazzi, oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, ci sarà un nuovo Golden Vlog sul canale, dove risponderò a tutte le vostre domande che potete farmi qui sotto nei commenti, oppure sulla mia pagina Facebook, su Instagram, insomma un po' dappertutto. Ho già detto che è un profilo Instagram. Sì, penso che l'avrò detto 10.000 volte. Ragazzi, sto anche raggiungendo i 200.000 seguaci. Probabilmente quando sarà uscito questo video li avrò già superati, però adesso ancora non ci arrivo ragazzi, quindi se non l'avete fatto correte sul mio profilo Instagram e andate a vedere magari se ho superato i 200.000 seguaci. Chi lo sa, se non l'avete fatto seguitemi. E detto questo ragazzi, come sempre, prima di cominciare, per questo ritorno dei vlog che voglio assolutamente un mi piace ragazzi, dobbiamo raggiungere gli 8.000 pollicioni in su per il prossimo video dove rispondo a tutte le vostre domande. Quindi mi raccomando ragazzi, sotto a spolliciare. Detto questo, direi di cominciare questo vlog e di partire con la primissima domanda. Allora, Giulia mi chiede: Giampi, conosci Death Note? Cara, io Death Note lo conosco parecchio. E infatti, guarda un po' qui, ho tutti e 13 i manga. E peraltro ho anche questo qui, che è una riproduzione del Death Note, dove ho scritto non vi immaginate quanti nomi. Cioè, purtroppo non ha funzionato. Però beh, fa figo cazzo avere un Death Note in camera. Comunque, per chi non lo conoscesse ragazzi, Death Note è un manga davvero molto bello, dove c'è questo tizio che in sostanza uccide tutti utilizzando quel quadernino che vi ho appena mostrato. Sì, perché tramite un quaderno si potevano uccidere le persone. Chi ha creato questo manga è davvero un folle. Però cazzo, ne è uscita una cosa fantastica. Kimberly mi chiede: Giampi, quando hai aperto il canale, lo hai aperto per passatempo o in qualche modo per sentirti integrato con la società? Allora, questa è una domanda molto particolare, perché per quale motivo dovrei sentirmi integrato con la società se apro un canale YouTube? Anzi, io penso sia peggio, perché se tu fai un canale YouTube non sei visto normalmente fra la società, ma sei già visto in un modo diverso, perché dici: cazzo, quello fa i video su YouTube, è pazzo! Sì, questo accadeva fino a qualche anno fa. Poi le cose sono cambiate perché YouTube è divagato, è diventato famosissimo fortunatamente, ed eccoci qui. Ora uno dice: uno YouTuber è un mendone! Ecco, sì, le cose vanno sempre male. Di certo uno non si sente più integrato nella società aprendo un canale YouTube. Il motivo per cui ho aperto questo canale un sacco di tempo fa si può descrivere con una sola parola, ovvero passione. Tutto qui. Ludovica mi chiede: Giampi, hai notato che Nira Moric ha commentato una tua foto su Facebook? Allora, sì, me ne sono accorto e peraltro le ho anche risposto. Per chi non lo sapesse ragazzi, Nira Moric è un personaggio della televisione italiana. Se non mi sbaglio c'è anche una canzone su di lei addirittura. Insomma, che cosa è successo? L'altro giorno vado a pubblicare una foto su Facebook dove appunto scrivo che stavo per raggiungere i 200.000 seguaci su Instagram, che insomma è davvero un bel traguardo. Io che non mi aspettavo di raggiungere questa cifra nemmeno su YouTube, figuratevi se mi aspettavo di raggiungerla su Instagram, cioè è proprio impensabile. E insomma ho fatto questo post su Facebook dove ho scritto che stavo per raggiungere i 200.000 seguaci su Instagram e arriva un commento particolare. A un certo punto entro su Facebook e leggo una notifica da Nina Moric. Vado a vedere, commento appunto Nina Moric, e mi sono chiesto: che cazzo c'entra Nina Moric con Golden Giampi? Vado a vedere il commento e aveva scritto: e poi vinci una felpa, in modo molto serio. Quindi non so esattamente se era una presa per il culo, ma penso che la mia risposta è stata veramente epica. Infatti le ho scritto: beh, se vinco una felpa, allora me la porti te. Vabbè,
semplicemente volevo risponderle in modo simpatico. Nulla contro di te, Nina. Francesco mi chiede: Giampi, c'è stato un periodo in cui non avevi più idee per i video su YouTube? Allora, questa è davvero una bella domanda, perché diciamo di sì, è successo più di qualche volta. Agli youtuber capita, cioè la chiamerei tipo la crisi dello youtuber, perché capitano i periodi in cui non sai più che cazzo di video fare. Ti dici: che cavolo di video faccio domani? E non ne hai idea, ed è davvero bruttissimo. Penso sia la cosa peggiore che possa capitare ad uno youtuber. Ma guardate ragazzi, succede sempre. Purtroppo è così. E quindi uno fa di tutto per spremersi le meningi, far uscire tutta la propria fantasia e riportare video che piacciono ai propri fan. Perché insomma è questo quello che interessa di più ad uno youtuber. Non ci dobbiamo dimenticare ragazzi che il motivo per cui io faccio questo è perché semplicemente ci siete voi lì dietro che guardate i miei video. Detto questo ragazzi, spero che questo vlog vi sia piaciuto. Voglio invitarvi assolutamente a lasciare un mi piace sotto questo video. Mi raccomando ragazzi, raggiungiamo gli 8000 mi piace per il prossimo video dove rispondo a tutte le vostre domande. Seguitemi sul mio profilo di Instagram, mi raccomando, seguitemi sulla mia pagina Facebook, iscrivetevi al mio canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video, e noi ci vediamo alla prossima. Un golden saluto e ciao a tutti.